Tutto iniziò con un pioniere degli agenti di viaggio, Vladimir Reitz, un britannico di origini russe, cofondatore dell'Horizon Holiday Group, l'organizzazione che ha aperto la strada ai primi pacchetti vacanze di massa all'estero. Nell'estate del 1953 visitò Alghero e i suoi tre alberghi storici, la Lepanto, l'Hotel Margherita e l'Astronas. Il 4 giugno del 1954 il primo volo della compagnia aerea Transair atterrò nell'aeroporto di Alghero. Scesero una trentina di turisti inglesi. In Sardegna, negli anni 50, nasceva l'ESIT, Ente Sardo Industrie Turistiche, con il preciso compito di costruire e gestire una decina di alberghi distribuiti tra la costa e le parti interne della Sardegna. Tra le strutture ricettive più famose e di successo vi è il Grand Hotel, che sorge sul lungomare, in uno dei siti più panoramici di Alghero. Disponeva di 90 posti letto ed è stato operativo per almeno 20 anni. Negli anni 60 Alghero si affermò come la principale città turistica della Sardegna e si guadagnò l'appellativo di Porta d'Oro del turismo. Crescono i turisti e cresce il numero degli alberghi. Viene meno quindi la funzione dell'ESIT di gestire il Grand Hotel. L'imprenditoria turistica algherese è matura per gestire i flussi turistici che scelgono di trascorrere le vacanze nella città catalana. Contemporaneamente si impone una nuova esigenza, quella di qualificare il personale che opera nel settore. Il Grand Hotel, nei primi anni 70, da albergo si trasforma in scuola. Esso ospita le classi dell'Istituto Alberghiero, prima come sezione staccata dell'Istituto Alberghiero di Sassari e dal 1979 in autonomia. Attualmente la struttura dell'ex albergo, dopo opportuni adattamenti, ospita tre indirizzi professionali: accoglienza, enogastronomia e sale vendita. Gli archivi storici dell'Istituto Luce conservano i notiziari che degli anni 60 documentano la vivacità culturale mondana che interessò la città di Alghero. Ricordiamo il meeting del cinema, dal 1965 per almeno 8 edizioni, le numerose edizioni del concorso femminile di bellezza, un volto nuovo per il cinema, le riprese del film La scogliera dei desideri, con Liz Taylor e Richard Burton del 1967. Il suo albergo più famoso, il Grand Hotel, ha ospitato numerosi personaggi dello spettacolo e del cinema, italiani e stranieri, alcuni famosi in tutto il mondo. Tra gli attori e registi italiani che presero parte alla manifestazione ricordiamo Alberto Lattuada, Nino Manfredi e Monica Vitti. In città è ancora vivo il ricordo di quando Liz Taylor e Richard Burton, nel 1967, e in occasione delle riprese de La scogliera dei desideri, frequentavano i locali dell'Alghero by Night. Tra i più famosi è il Fuego, esattamente a 2 passi dal Grand Hotel. Le manifestazioni più coinvolgenti e partecipate di quel periodo furono i concorsi femminili di bellezza, quelli associati al cinema e quelli sponsorizzati da una famosa ditta di elettrodomestici. Le Miss sfilavano su auto di lusso e si presentavano al pubblico esattamente nell'atrio esterno all'ingresso del Grand Hotel, mentre una folla di curiosi assisteva alle premiazioni.